Possiamo vedere che i Golden di terzo livello abbiamo visto coppie scese fino adesso con Golden di livello 4, per cui un ottimo risultato, però non Tenuto sicuramente all'altezza. tantissimo su dai I components. component Guarda, lo skating straordinari. skill 7,61, le Una transition coppia. 7,43 e poi appunto ricordavamo la performance 7,89 e la coreografia 7,75, 7,86 per l'interpretazione. Davvero una grande coppia. Non sarà facile adesso per Nora Hoffman e Maxim Krahodin, gli ungheresi. Buon programma questo della Short Dance presentato da Nora Hoffman e Maxi Zavodin, la coppia ungherese che diciamo che in questa stagione ci hanno sicuramente stupito durante i Grand Prix. Hanno ottenuto il loro miglior risultato della carriera, infatti, con il secondo posto al Grand Prix a Mosca e in virtù anche del quarto posto ottenuto alla Cup of China, hanno partecipato per la prima volta alla finale del Grand Prix ottenendo un sesto posto. E ora li abbiamo visti nel loro valzer, Fabrizio. Sì, hanno eseguito, dunque vorrei concentrarmi sugli elementi che hanno presentato, gli elementi tecnici. Hanno aperto con una sequenza di passi, la midline no touching, eseguita particolarmente bene, senza nessuna difficoltà. Invece ho iniziato a vedere piccole sbavature, per quanto loro comunque siano una coppia che è molto entusiasta, si vede che ci mettono del Trasmette dinamismo. entusiasmo proprio, sì, hai Sì. ragione. Però ho iniziato a vedere delle piccole imperfezioni e imprecisioni, comunque hanno sporcato, così si dice, il nostro ambiente, elementi tecnici già a partire dal Golden. Infatti, hai visto come è uscita Nora dal ghiaccio? Ha fatto proprio il segno così e così, nel senso anche lei si è resa conto che qualcosa non ha funzionato. A te, Fabrizio, per farci vedere tutte le Sì, particolarità. vabbè, questa. Vabbè, adesso nel dettaglio non riusciamo a vedere, comunque stavo dicendo che in troppe. Ecco, questa è la sequenza di passi che, a mio avviso, è stata eseguita discretamente. Bella profondità dei fili, quindi le curve che i pattinatori eseguono inclinando il pattino sul ghiaccio.
Le imprecisioni abbiamo iniziato a vederle dal Golden, dove soprattutto questi famosi key points, che sono gli elementi che i giudici tengono in considerazione per dare il livello di questo ballo obbligatorio, non erano molto puliti e ben definiti, ben eseguiti dalla coppia. Anche nel set di Tweezer, per quanto loro abbiano ricercato di renderlo ancora più difficile con una certa particolarità, il fatto che si incrociassero, non gli ha permesso di eseguirli completamente perché sono sembrati un po' affrettati alcune volte negli elementi. Non mi sono Non ti hanno piaciuti. A convinto? livello tecnico, degli elementi tecnici no, dell'esecuzione no. Poi magari, come abbiamo detto prima, l'entusiasmo, la velocità, la grinta e il modo con cui interpretano la musica, senza ombra di dubbio, sono comunque una coppia esperta. E questa coppia tra l'altro patina insieme dal 2007, per loro è il secondo europeo dove avevano ottenuto un decimo posto, che è il punteggio che poi hanno riconfermato anche ai campionati del mondo, mentre all'Olimpiade hanno ottenuto un 13° posto. Sicuramente loro si aspettano qualcosa da questa stagione che già gli ha regalato l'accesso alla finale del Grand Prix. Vorrei far notare che loro hanno eseguito un sollevamento veramente molto bello. Ed ecco Nora Hoffmann, Maxi Zawodzin vanno in seconda posizione con un totale del punteggio di 58, per quanto riguarda i Technical Elements 29 e 79, 28 e 21 per i Program Components, quindi a comando rimangono i fratelli Kerr. Andiamoli a vedere nel dettaglio i risultati. Sì, possiamo vedere. Sì, giustamente mi viene confermato il fatto che prima, quando stavo dicendo che avevano sporcato qua e là gli elementi tecnici, infatti.